Beh, è importante che l'evento sia cresciuto negli anni e credo che sia una serata, innanzitutto una serata di festa che celebra un prodotto, come dire, conosciuto in tutto il mondo, che dietro ha il sapere lavorativo, ma direi anche culturale, per certi versi anche antropologico, della storia di una terra. E quindi penso che sia anche, come dire, una serata di orgoglio reggiano, emiliano, emiliano-romagnolo, accompagnato dalla consapevolezza, da un lato, del lavoro che c'è dietro, alla qualità di ciò che stasera premiamo, ma anche alla fortissima capacità che attraverso il Lambrusco, attraverso il vino, attraverso la nostra grande qualità nell'agri-food, si sia riusciti a promuovere economicamente e territorialmente le nostre terre in tutto il mondo. Sono anche giornalisti, blogger internazionali, oggi questa è la dimensione, un po' su cui bisogna lavorare. Beh, questa è una terra che ha grandi performance economiche e occupazionali, derivanti certamente da una fortissima struttura manifatturiera fortemente propensa all'esportazione, ma certamente dopo 10 anni di crisi esce molto forte anche tutto il sistema dell'agri-food, e non vi è ombra di dubbio che il Lambrusco, nel caso specifico di questa sera, è un prodotto che dietro ha ricerca, che ha innovazione, che ha cultura del lavoro e che ha reso famose queste terre, la sua civiltà, da molto tempo a questa parte, in tutta Europa e in tutto il mondo. Prima di tutto devo dire che è un impegno condiviso con Apiti Servizi, con la Regione Emilia-Romagna, con i consorzi di tutela di Modena e Reggio. Quindi siamo molto soddisfatti di essere arrivati appunto alla 9ª edizione, e proprio perché siamo quasi ai 10 anni abbiamo voluto introdurre un'innovazione. Nelle passate edizioni venivano premiati tutti i lambruschi che, naturalmente, delle province di Reggio, Modena, Parma e Mantova, che superavano un certo punteggio. Quest'anno, oltre a continuare a dare il riconoscimento per questi lambruschi, abbiamo anche voluto fare l'Oscar, quindi premiare il migliore. Mi pare che le cantine, i produttori, i viticoltori abbiano apprezzato questa nuova formula, in quanto hanno veramente partecipato in tantissimi, e quindi siamo molto contenti, penso che sarà una bella serata. Ci sono anche giornalisti, blogger internazionali, quindi è anche un'importante vetrina. Infatti, per fortuna abbiamo sempre avuto, soprattutto nelle ultime edizioni, un seguito sempre crescente appunto da tutti questi blogger e giornalisti specializzati. Stasera c'è una presenza veramente molto importante, a conferma che il Lambrusco che è un prodotto, non dimentichiamo mai, che negli ultimi 15-20 anni è cresciuto in modo straordinario, grazie al know-how, grazie alla passione, alla capacità delle cantine, dei viticoltori. Oggi il Lambrusco è un signor prodotto e sta effettivamente riscuotendo un grande successo a livello mondiale. Le esportazioni continuano ad aumentare, non dobbiamo dormire sugli allori. Sì, assolutamente ragione. Infatti non manchiamo mai anche in queste diciamo, edizioni, in queste manifestazioni specialistiche. Stasera si parla di Lambrusco, ma non manchiamo mai di ricordare che il Lambrusco è frutto di una terra dove ci sono tante altre eccellenze, un territorio che vede la presenza di tante altre imprese che operano nel settore appunto agroalimentare. Incominciamo anche sempre di più a ragionare in termini di area vasta, quindi il fatto che stasera, come nelle precedenti edizioni, siamo qua a Reggio, ma parliamo di Lambrusco, di tutta la zona d'origine, quindi dicevo 4 province, è importante anche, credo, presentarsi sui mercati a livello di territorio allargato. Devo tornare a Milano in macchina, non so. Forse neanche uno riuscirà a assaggiarne, ma ho un'idea. Ognuno dei 250 produttori di Lambrusco mi può mandare una cassa al ristorante. E io pian piano le assaggio tutte. Se lei dovesse invogliare un suo amico chef straniero che non conosce il Lambrusco a utilizzarlo, come glielo descriverebbe?
It's fresh, it's inebriating, and it's a wonderful Italian expression of wine. Cold in any moment. Ci puoi ricordare il motto che dicevi? Il mio motto? No, quello della stagionalità. Motto è rosso d'inverno, bianco d'estate, bollicine tutto l'anno. E le bollicine ovviamente comprendono anche un po' il lambrusco, giusto? No? Quindi è un prodotto che mi piace, è buono, è gradevole, è anche un prodotto che si può mangiare a tutto posto e si abbina con un sacco di cose. E il sommelier ha detto che non si abbina con il salame. Per me sì! Quando passi qua in giro, diciamo, cosa ti piace gustare della tradizione emiliano-romagnola? Guarda, qui è una tradizione, ti ho detto, di paste fresche, di paste ripiene, di salumi, e quindi io sono il più goloso di tutti è lo gnocco fritto, te lo devo dire. Io sullo gnocco fritto ho veramente un grande debole, se fatto bene con lo strutto impazzisco, e la culaccia insieme allo gnocco fritto. Queste sono le mie passioni di questa regione. Però, come ti ho detto, la pasta fresca che qui regna sovrana. E ho una memoria storica meravigliosa di una puntata di Quattro Ristoranti dove sono stato accolto da una miriade di sfogline che lavoravano la pasta fresca, signore che avevano un'età e lavoravano un'arte che non va perduta, che io cerco tante volte di insegnare ai miei ragazzi in cucina. Grazie. Internazionale italiana, qui diamo il più nostro caloroso benvenuto. Per chi fosse presente sui social network, vi segnaliamo gli hashtag dedicati alla serata. Thank you.
ragazzo abbia delle caratteristiche organiche, da un vino che abbia altrettante caratteristiche, che faccia il cosiddetto matrimonio d'amore. Quali sono le peculiarità? Posso sedere qui? Visto che devo stare in piedi tutta la sera. Esce di questa terra meravigliosa che reputo una delle regioni e dei luoghi dove c'è un cibo. Non vale eccedita la cucina, sarebbe un delitto. Nessun altro paese non lo sia. Le paste da noi hanno delle cose che bisogna custodire con rispetto e tramandare, che il problema è quello. You think there are many men that actually cook. The problem is it's going the other way around. Kitchen was seen by women as something they had to do. L'attività delle aziende vinicole al continuo miglioramento qualitativo dei loro prodotti. Il progetto punta alla conquista delle tavole del mondo ed anche per questo motivo abbiamo presenti questa sera rappresentanti della stampa internazionale e italiana a cui diamo il nostro caloroso benvenuto. Viticoltori impegnati in quella che mai è la storia del concorso Matilde di Canossa, terra di Lambrusco. Sera, è vero, non dobbiamo montare sul pulmino, no. Con i vetri oscurati per andare a trovare il vincitore. Assolutamente, no, li abbiamo già decisi. Di esercitare le loro prerogative nel lavorato con l'azienda di promozione turistica, con gli assessorati del turismo, attrattività, opportunità per questa regione di farsi conoscere nel mondo. E garantire anni fa, perché abbiamo intrecciato rapporti che vanno anche non solo nella relazione con la Sardegna, aumentare anche dal resto del mondo, non solo dall'Europa o dall'Italia, per aumentare oltre che la produzione anche la sua qualità, e quindi bene. Perché è ora di cena! Prego! Iniziamo, ce l'abbiamo qua davanti, voi ce l'avete dietro, le prime nomination su Colli di Scandiano e di Canossa, Doc Lambrusco. And the winner is... Eccolo qua!
buonasera. Eccoci qua. Complimenti, complimenti. Il sindaco le consegna la targa. Momento tensivo. Eccolo qua! Quindi, prego, i deputati agricoli. Madama. Vediamo le candidature. L'azienda agricola Messori Giancarlo di Messori Andrea, Lambrusco di Sorbaradoc Secco Lina 17, prodotto da Società Agricola Cantina. The winner is... Oh, Cantina Sociale di San Martino in Rio. In cui il gusto e le caratteristiche vengono contrapposte con le calorie, che si contrappongono poi alla freschezza, l'acidità. Vediamo. E vediamo the winner. Scarli 1860. Io ho un pensiero solo sulla fatica, ragazzi, stasera necessita davvero soprattutto, ecco, è l'impegno all'acre delle persone, dei contadini, che è un tratto, sia un distintivo antropologico di quello che siamo. Grazie. Cantine Virgili, azienda agricola Montalto di Giampaolo Virgili. Complimenti, prego.
Abramo, finisci qua. CCSPA. Complimenti.